Ciao, buongiorno a tutti. Oggi vi voglio parlare della nuova collezione autunnale di Pupa. Oh, la stavo aspettando molto perché comunque mi piacciono molto gli ombretti, soprattutto la suddivisione di questi ombretti, perché comprate un ombretto e alla fine avete due colori. Meglio di così non si può. Iniziamo subito appunto con gli ombretti. Questo è il numero 1. La collezione si chiama Velvet Garden Duo e Shadow. Questo è il numero 1. In pratica sono 6 mesi dall'apertura come scadenza e sono 3,2 grammi di prodotto. Allora, loro lo chiamano ombretto 2 effetto polvere liquida. E adesso vediamo il tutto. Questo è in pratica il colore. Ecco qui, in pratica abbiamo il lilla e il viola più scuro, che sembra in pratica un nero. Qui abbiamo un chiaro e uno scuro. Poi questo, che è il numero 2. Abbiamo sempre il rosa. Rose, questo qua è un, a me sembra un, è diciamo un marrone con delle punte viola. Non c'è scritto che si possono usare asciutti e bagnati, però io proverei ad usarli anche bagnati, a vedere un po' come vengono. Però già così la stesura dei colori è molto buona. Poi il numero 3 è questo qua. Eccolo qua. Rosa e marrone. In pratica questo ultimo rosa qua è un rosa che già con punte di marrone. Quindi secondo me, avendo comprato tutti e tre gli ombretti, magari è meglio prendere un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. Almeno secondo me. Poi ho preso il rossetto, uno dei tre rossetti, che gli altri diciamo non mi piacevano, sono della linea AIM. Sono 3,5 grammi di prodotto e 24 mesi dall'apertura. Gli ingredienti sono questi qua. Anche qui con la confezione a specchio non riesco tanto a farvi vedere. Io ho preso il 312, che dovrebbe essere quello più scuro. Mi piace un sacco la confezione così, molto bella. Con l'effetto specchio qua sul tappo. Che figata. Questo qua, il più scuro della collezione. Che è un borgogna. Qua si vede meglio, un borgogna. Poi ho preso anche il mascara vampa di questa collezione.
sono 9 ml, mi piacciono un sacco queste confezioni tutte colorate con i fiori. Sono 6 mesi dall'apertura e ho preso il 404, che è un borgogna come il rossetto. Anche lui, bellissima confezione. È più scuro rispetto al rossetto. E adesso passiamo agli smalti. Allora, passiamo adesso agli smalti di questa collezione. Sono sempre della linea Lasting Color Gel. Sono sempre 5 ml di prodotto e 36 mesi dall'apertura. Allora, il primo che vi faccio vedere è il 169. Che è questo qua. È un colore molto bellino. Già... diciamo che va bene la prima passata, anche se diciamo sulla punta ci sono delle imperfezioni, delle piccole striature, quindi faccio una seconda passata. Ci tengo a precisare che è uno smalto veloce da mettere, perché il pennellino è grande. Certo, altri smalti hanno una confezione più grande, hanno un pennellino ancora più grande, però devo dire che la stesura è veloce. In neanche 10 secondi l'avete già steso lo smalto. E questa è la seconda passata. Adesso il colore è perfetto. Poi questo bel rosino, il 168, e anche questo già è una buona stesura come prima passata, però faccio comunque una seconda passata e vediamo. E questa è la seconda passata. Poi questo, che è uno dei miei preferiti, il 171, però è anche lo smalto più disgraziato, perché comunque è quello con più imperfezioni. Qua lì per lì non si vede, però, ed è stato anche più difficile stenderlo, non tanto perché non per il pennello, perché va bene, ma perché proprio il colore l'ho trovato un attimino peggio rispetto agli altri e meno coprente già la prima stesura. E questa è la seconda stesura, la seconda passata, e quindi diciamo che così va bene. Poi quest'altro rosa qui, il 170, che è questo, anche lui ha una buona passata, anche se cioè è buona la prima, però faccio una seconda passata più che altro perché mi pare un pochino ancora trasparente. Infatti la seconda passata è ok. Poi l'ultimo smalto della serie è questo viola, ed è il 172, e il risultato della prima passata è questo qua, ed è un'ottima passata, non c'è bisogno proprio di fare niente. E questo è tutto quello che ho preso di questa collezione. Mi è piaciuto quasi tutto, tranne qualche rossetto.
Poi non ho preso anche gli altri, mi pare che erano eyeliner o matitoni ombretto, perché proprio non mi piacevano troppo chiari. E questo è tutto, con questo vi saluto, un bacione a tutti.